Ok ragazzi, siamo nel parco naturale Fanes Enes Braies e oggi raggiungiamo il rifugio di Fanes. Deve essere un circuito d'anello. Scopriremo insieme perché non l'abbiamo mai fatto. È troppo bello qui, è un paradiso. Ciao amici, benvenuti a questa nuova passeggiata. Oggi è un giorno speciale. Festeggiamo 15 anni di matrimonio. Ale, viva noi! Fateci gli auguri, grazie! E ovviamente come festeggiamo? Andando a passeggiare. Sì. La Susa mi ha portato a scoprire la Val Badia. Siamo arrivati ieri in questo posticino speciale che è lo Chalet Rich. Guardate che bello! Ciao ragazzi, siamo arrivati in un posto bellissimo, San Martino in Val Badia. E questa sarà la nostra casetta, lo Chalet Rich. Abbiamo trovato un posto che è una chicca, guardate un po'. Wow! Tutto in legno, ma è spettacolare. Poi guarda che vista. Quello è il sasso di Santa Croce. Che spettacolo. È veramente bellissimo. Bella questa vista. Penso che passeremo 4 giorni stupendi. Poi di qua c'è la camera. Che luce che ha. Sto legno spettacolare. Guardate qui, è bello. E anche il bagno. Che è bello grande, eh? Wow, guarda che luce. Super accogliente, direi. Direi sì, calda e accogliente, proprio come piace a noi. Il paesino dove siamo con lo Chalet Rich è San Martino in Badia. È molto bello, piccolo, adagiato su queste colline verdi. E poi davanti abbiamo il Monte Cavallo, che ci saluta tutte le mattine, ma stamani era pieno di nuvole, per cui non l'abbiamo visto. È un posto rilassante, proprio proprio bello. Sembra un sogno, a me mi ricorda un po' Heidi. Mi sento un po' Heidi in questo momento. Siamo partiti un po' tardi, ce la siamo presa comoda, ma ce la facciamo perché questo percorso dura 4 ore in tutto e torniamo sulla stessa sentiero, per cui un paio d'ore e un paio d'ore. E per adesso è tutto in salita, tra i mughi e con un fiumiciattolo accanto, un bel rumore di acqua. Bella pendenza? È una bella pendenza. Stavo pensando, ci sono tantissime leggende qua sull'altopiano di Fanes e una racconta che la regina delle Dolomiti insieme al suo seguito ha trovato rifugio presso le marmotte e qua sono rimasti. Sei te la regina delle Dolomiti? Magari. Magari. Con le marmottine! Ci sarei volentieri, per quello dico. Su un ghiaione. Ecco la croce, forse questo è il punto, no? E adesso continuiamo di qua. È bello questo sentiero perché è vario. Andiamo su a tornanti. È troppo bello, sono curioso di arrivare lì, vedere come si vede dall'altra parte. E stiamo salendo a una velocità incredibile, perché è molto pendente. Eccoci, siamo partiti da laggiù. Finalmente spiana un po', perché siamo saliti a un bel passo, eh? Senti che pace. Camminare sotto questi bestioni ti fa sentire proprio piccolo, piccolo, piccolo. Ti rimette al tuo posto in un nanosecondo. Cioè, un'imponenza. Siamo entrati in una vallata stupenda. Bello qua, vero? Bellissimo. Guarda che bella questa. Guarda cosa non si apre qua a destra. Cos'è il Signore degli Anelli questo? Ci mancano solo i folletti. Che bellezza.
non ho parole, che bello. Guarda, poi inizia autunno con i larici già. Guarda, li stanno dorando. Sì, dorati. Ah, che meraviglia. Bellissimo. Qua foto, eh. È bellissimo! Grazie Susa! Oh, hai visto? Qua sono giallissimi gli alberi già! Sì, qua facciamo delle foto autunnali. Mua! Al beso! Che bello! Susa, scatenati! Siamo arrivati alla croce, infatti qua si congiungono le due strade, quella grande dove vanno anche le biciclette e il sentierino nostro. Adesso dovrebbe mancare più o meno una mezz'oretta. Siamo a circa 2060 metri di altitudine. Andando avanti dovremo trovare un altro rifugio, la Vanella. Ecco la regina delle Dolomiti, ti avevo detto della leggenda. Rifugio Fanes, arrivati, 2060 metri. È grandissimo. Ok, andiamo al rifugio qua sotto, che è bellissimo perché questo qua Fanes è pieno e l'altro sembra più coccolo, piccolo, più bello. Comunque la Susanna ha visto che qua, sì, da qua è pieno di sentieri e stai via molti giorni, puoi arrivare anche a Cortina. A Cortina, quindi tu stai, ti organizzi, ci sono i rifugi che sono ancora aperti, tac, stai via le notti, ma è una figata. Bellissimo, no? C'è da camminare finché uno vuole qua. Sì, sì. Hai visto bella quella panchina dove l'hanno messa là? Hai notato, hai visto quante panchine durante il percorso, tutte diverse? Quanto bello è! È stupendo! Oggi è terribile smettere! No, qua io sono stanco ma non riesco a smettere perché è troppo bello! Sì. Ragazzi, abbiamo raggiunto il rifugio La Vanella, eccolo lì, e adesso se va a magnà. Andri sta morendo di fame, vero Andri? Sì, tantissimo, sono più delle 3 ormai. E ecco arrivato il momento magna magna. Io ho la zuppetta, bella calda, Andrea un paninazzo, eccolo lì. Ciao ragazzi, allora noi torniamo giù, quindi da Rifugio La Vanella vi salutiamo. Grazie per aver visto il video fin qui, però non ce ne andiamo del tutto. Restiamo in questa bellissima valle. E manteniamo un po' di suspense. Intanto mi raccomando, iscrivetevi sempre numerosi come fate al canale Andre Susa. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Dormito bene? Dormito benissimo. Adesso dallo Chalet Ric, dove andiamo? In un posto? Specialissimo. Sorpresa. Si sale. Oh raga, siamo arrivati proprio giusti giusti, eh. Tra pochi giorni qua nevica.